Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, anche se il meteo non sembra il massimo, ma non me ne frega nulla, andiamo al Col du Sommelier. Praticamente da Bardonecchia si sale la diga di Rochemolle, da lì si continua. C'è un rifugio che in questo momento non mi viene in mente, ma dopo ve lo farò vedere. Non vi dico il nome, onde evitare cavolate. E andiamo su. Lì si paga la strada per salire. Oggi è mercoledì, perché volevo andare domani, ma il giovedì è chiuso il traffico motorizzato. Ma tanto, tutto questo lo spiegherò nell'arco del video, poi lascerò il link sotto in descrizione in modo tale che potete andare a vedere gli orari e tutto. C'è proprio un PDF, ho guardato l'altro giorno, che spiega le norme di comportamento, gli orari, vari tracciati e tutto, proprio creato dal comune di Bardonecchia, mi sembra. Comunque, passo a prendere mio padre e andiamo su. Perciò ci vediamo dopo. Ciao! Ok, una volta sorpassati Bardonecchia, tenete per Rochemolle e salite per questo stradone, che questo qua è di fianco all'altra strada, alla statale. Salite su di qua e arriverà un punto che inizia ad essere sterrato. E noi ci vediamo dopo. Allora, la strada continua e dovete tenere per diga, comunque rifugio scrafiotti, quello che dicevo prima. Tenete di qua, la strada inizia ad essere sterrata, niente di così complicato e andiamo su. Allora, più indietro c'è un bivio, una strada che va sotto e una strada che continua, che è questa qua, perché là sotto porta alla diga di Rochemolle. Quella è il laghetto, quella è la diga. Non mi sembra che si possa passare in macchina sopra, ma non ne sono sicuro. Comunque qua sotto c'è uno slargo, più indietro un altro. Questa è la diga e noi continuiamo su di qua. A dopo! Dopo il volo sul lago, questa qua è la strada che si apre. Là sopra c'è lo scarfiotti, dove finisce la gola qua, e noi continuiamo poi andare su. Là sopra dovrebbe esserci il Col du Sommelier. Io fino allo scarfiotti ci sono arrivato a piedi. Il Col du Sommelier non sono mai andato e sarà la prima volta, ma come vedete è una bellissima valle, molto molto bella. Ovviamente iniziano già a esserci i colori autunnali, però bella, bella bella. Allora, noi siamo arrivati al rifugio Scarfiotti, che adesso è già chiuso perché chiude all'inizio di settembre, come tutti i rifugi del CAI, una cosa o l'altra. Questo è dove comunque si può far campeggio, perché mi ero chiesto, avevo chiesto informazioni. Qua si può far campeggio, ovviamente siete quasi a 2000 metri, perciò con le dovute precauzioni e tutto. La strada che andremo a fare, non so se si vede nel video, è quella zigzag, e quello là, piccolino, è il gabbiottino del casellante. Noi adesso facciamo due passi qua un attimino, poi andiamo al casellante, paghiamo, perché adesso non mi ricordo, ma tanto ve lo dirò dopo quanto pagheremo, e andiamo verso il colle lassù. Oggi giornata stupenda, siamo arrivati qua, fino adesso non c'era niente, qua c'è un po' d'aria, però ci sta, comunque come vedete è campo aperto. Guardate che bello quel roccio là sopra, stupendo. Avrà sicuramente un nome, non lo so.
Se qualcuno lo sa, scrivetelo pure nei commenti, mi farebbe piacere sapere come si chiama. Ah, là dietro sono tutte le cascate che noi erano venuti in primavera, erano ancora mezze ghiacciate, adesso sono completamente scongelate e sono veramente veramente belle. Boh, facciamo un giro e ci vediamo dopo sulla strada. Ciao! Ed eccoci qua sulla strada che sale. Allora, c'è un ragazzo gentilissimo al gabbiottino che vi ho fatto vedere prima. Costa 5 euro salire, si va su, ma ha detto che sono da qua sono 12 km. Lui mi ha detto un'oretta e mezza, ma tanto io mi fermerò tra fare video e una cosa e l'altra, magari ci mettiamo un pochettino di più. Ci sono già 10 gradi, perciò su immagino che faccia più fresco, perciò portatevi qualcosa di caldo. E nel gabbiottino lì ho visto, infatti dopo scenderemo perché lui sta fino alle 5, e dopo quando scenderemo guarderò, perché ho visto alle magliette, alle pece, alle toppe, un po' di cose. Perciò se volete comprarmi quelle cavolate come farò io dopo, potete comprarlo. E adesso godiamoci la salita. Ciao! E queste qua sono le cascate che vi dicevo prima. Ce ne sono più di una in serie. Questa qua è quella più grande ed è veramente bella. Calcolate che dallo Scarfiotti potete proseguire sulla strada lì a piedi e ci arrivate praticamente sotto. Bello bello. E noi saliamo, dobbiamo andare là sopra. La strada è quella là. E come potete vedere, pochi tornanti. Tutto e si sale e si va là sopra. Guardate che bello. Si continua. Dopo tutti i tornantoni che vedete lì sotto, siamo arrivati qua che c'è un po' più di pianoro. E guardate che figata. E là sopra c'è la prima neve. Probabilmente stanotte un po' di neve l'ha tirata. Bello, bello, bello. Ah, la strada è quella. Continua di qua, però io qua mi sono dovuto fermare perché guardate che figata di panorama. Cioè, è veramente figo. Bellissimo, non ero mai venuto qua, ma è stupendo. La strada prosegue col fiume in mezzo, è veramente bella. Qua diciamo che se venite con un mezzo 4x4, anche una Panda, cioè non serve per forza un Wrangler, sarebbe meglio, perché effettivamente la strada, come vedete, ci sono tutte queste sporgenze qua che se uno ha una macchina un po' bassa va a spanciare. Però conosco gente pazza che è venuta qua in camper, perciò ci sta. Comunque guardate che bello, meraviglia, veramente una meraviglia. Avete visto con la dronata, la strada continua là dietro e va molto molto in su ed è veramente una figata. Fa solo fresco, poi sono tipo 8 gradi e sì, il mio cappello non ci chiama. Eccoci qua, siamo arrivati a Pian dei Morti. Vedete, arrivo 8,2 km, 17 km totale, 8% di pendenza e questo qua è tutto Pian dei Morti. Bel nome, incoraggiante. Però noi continuiamo. Ciao! E dopo i fanghi continuiamo e siamo arrivati a Bivio Galambra. All'arrivo mancano 5,3 km, c'è 7% di inclinazione. Qua c'è già Col del Sommelier, 1 ora e 20 a piedi. E qua si continua, però guardate qua dietro cosa ci lasciamo. Bellissimo, oltretutto una giornata stupenda. Bello, bello, bello. Andiamo. Proseguendo si arriva al lago Patarè. 2018, che in questo momento è asciutto, comunque c'è qualcosa, no, c'è qualcosa là dietro di acqua, poca roba.
pendenza al 12%, mancano 3 km d'arrivo, che dovrebbe essere più o meno là, penso, non lo so, non sono mai venuto, perciò. E qua c'è una moto in discesa, perciò ci vediamo dopo. E siamo atterrati sulla luna. Guardate che figata, proprio paesaggio stralunare. Veramente stralunare. Figo figo, scusate per le riprese mosse, ma la strada non è liscia. Signore e signori, siamo arrivati a Col di Somigliano. Adesso parcheggiamo in questo paesaggio lunare e facciamo qualche ripresina. Vedete, qua c'è un cartello con miliardi di adesivi fighissimi, tra cui anche Jeep pieno, spettacolo. E questo qua con il sommelier, bello bello bello, ecco qua. Prima di andarci a fare un giro là dietro dove c'è il ghiacciaio e tutto, noi mangiamo. Allora, abbiamo finito di mangiare questo piazzale qua, come avete visto dal video del drone. Adesso andiamo a vedere laggiù che c'è il ghiacciaio, almeno penso che dovrebbe essere il ghiacciaio. Qua dietro c'è quel laghetto che avete visto, che è il lago del Sommelier. Qua sopra inizia a far freschino, infatti mi sono messo il giubbotto, che comunque è fresco. Poi logico, qua ci sono degli eroici che sono venuti in bici, loro magari hanno caldo, io che sono magari un po' giangi a venire qua fuori strada. Però adesso andiamo a vedere in là, bene? Continuate a seguirmi, ciao! No vabbè, ma sembra di essere sulla luna, cioè guardate che roba. Questo qua è quel lago lì che ovviamente, essendo, mettiamo, fine stagione, si sta asciugando, ci sono più quello, per poi riempirsi quando ci saranno di nuovo le precipitazioni. Però guardate che figo. E quello là, dietro, è il ghiacciaio. Oltrepassato il lago, si continua un pezzettino e si arriva qua. Bello, eh? Bello, bello, bello.
E invece da questo lato qua c'è il ghiacciaio. Stupendo, stupendo. Guardate qua la roccia, io non sono un esperto, ma guardate che figata come è tagliata dritta. È un muro, è perfetto, bellissimo. E qua è tutto così. No, beh, ragazzi, però, se non siete mai venuti e avete la possibilità, veniteci una volta, perché sembra proprio di essere un altro pianeta. Allora, finito di fare il giro, stiamo scendendo, ma guardate qua che gioco di luci e di ombre con le nuvole. Fighissimo, spettacolo. E noi continuiamo a scendere. Ed eccoci qua, siamo scesi, siamo fermati di nuovo allo Scarfiotti. Sono andato a chiedere alcune informazioni al ragazzo. Lì domani, che è giovedì, la sbarra sarà chiusa, si può solo andare con i mezzi o in bici o a piedi senza i mezzi motorizzati. Invece fino allo Scarfiotti si può comunque sempre arrivare con un mezzo motorizzato. E allora, la strada, diciamo che passaggi tecnici non ce ne sono. L'ultimo pezzo, che è pietraia, diciamo che non è proprio il massimo se avete delle gomme basse, perciò chi magari ha qualche Renegade ce la fa tranquillamente. Però se avete magari quei Renegade che hanno i cerchi molto grandi o comunque hanno le gomme molto basse, fate occhio, perché è proprio una pietraia e non è proprio il massimo. Anche per chi va in moto, quella parte lì potrebbe essere pericolosa. Mi raccomando, fate solo occhio. La strada, come vedete, ha una pendenza continua, bene o male. Ci sono dei pianori dove ho fatto anche il video col drone, lì è abbastanza in piano. Dal gabbiottino qua del casellante, chiamiamolo così, ci sono 11,7 km. Voi calcolate 12 km a arrivare fino su al colle, dove c'è la piazzale che avete visto. Molto bella, molto panoramica. Io adesso sto facendo fine settembre questo video qua, non so quando pubblicherò, ma comunque oggi è il 29 settembre, fa fresco, perciò io so di gente che fa campeggio anche su, in questo periodo qua portate una cosa da scaldarvi, perché fa veramente fresco. So che qua allo Scarfiotti comunque si può campeggiare, sia in tenda che con le macchine, perché conosco gente che l'ha fatto e non hanno mai avuto problemi. Comunque, prima di fare tutto, informatevi, perché magari sono normative che cambiano di anno in anno. La parte un po' più merendera della cosa, nel gabbiottino lì c'è un piccolo merchandising. Ovviamente oggi, essendo praticamente quasi fine stagione, ha pochissima roba, se no hanno delle bellissime magliette, adesivi. Poi invece io ho preso una patch, una toppa, questa col del sommelier, con una bellissima stella alpina, e 3009 metri, che sono i metri d'altitudine che arrivate su quel piazzale laggiù, che anche lì ci sono svariate idee, perché c'è qualcuno che dice che non è 3000, qualcuno dice che è 3000, comunque ufficialmente è 3009 metri a seconda del GPS che avete. Bella la strada, bella la giornata, è andata bene, che adesso stanno arrivando le nuvole, perché da domani danno pioggia, però oggi ci ha fatto godere molto bene il panorama. Su comunque fa freddo, penso bene o male in qualsiasi stagione, perché comunque nel sud aveva 8 gradi. Magari portatevi una felpa o un giubbottino, vedete, io avevo il giubbotto, perché comunque l'aria tira, quello sì. Il ghiacciaio, quello che avete visto, se cercate comunque su internet, comunque il gabbiottino che c'è laggiù, c'è comunque delle foto d'epoca. Purtroppo c'è quasi più niente. Una volta avuto ghiacciaio, negli anni 60, 70, 80 si sciava, c'erano degli impianti di risalita, si andava su fino in macchina, infatti ci sono delle foto lì con delle Fiat 850, figuratevi.
e ovviamente quando poi hanno smesso di sciare la strada l'hanno lasciata un po' se stessa, però parlando col ragazzo lì sembrava che il prossimo anno, perciò il 2022, all'apertura di stagione, specialmente nell'ultimo pezzo, faranno passare una fresa in modo tale da triturare un po' quelle pietre che ci sono sul tracciato, proprio onde evitare appunto per i problemi che per i ciclisti e per i motociclisti. Chi ha un fuoristrada, fate solo occhio, magari un altro si può girare qualche pietra sotto, niente di così eclatante. Comunque spero che il video vi sia piaciuto, se avete consigli o suggerimenti sia per la qualità di video sia per qualche giro, specialmente per qualche giro, scrivetemelo sotto nei commenti o contattatemi privatamente su altri miei social, che uno è Facebook, che è Cristian Fornasero, o se no su Instagram, che è chrisfrog90, dove metto prevalentemente foto. Però ci sta, molto bello, consiglio a tutti. Adesso noi stiamo ancora un quarto d'ora, 10 minuti qui, poi scendiamo a Ulzio e ci andiamo a bere qualcosina, ok? Perciò ci vediamo dopo al bar. Ciao!